cerchiamo di rendere quanto più semplice possibile la vita al cittadino in un momento, diciamo, nel quale il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino ha anche sempre delle criticità, attraverso la possibilità di utilizzo di nuove tecnologie che ci consentono appunto di evitare di andare allo sportello, di evitare le code, di rendere più chiaro e trasparente il rapporto appunto tra il comune e il cittadino. E l'emergenza Covid ci ha spinto tutti quanti in una più marcata velocizzazione dei processi di innovazione della pubblica amministrazione. Questo è un esempio importante e qualora avremo la possibilità di continuare il lavoro nei prossimi anni, andremo sempre più marcatamente in questa direzione, nella direzione dell'innovazione, nella direzione di nuove politiche di rispetto della qualità dell'ambiente e dell'aria che respiriamo e diciamo, per rendere sempre inclusiva la vita della città anche a coloro che hanno qualche condizione di svantaggio. Oggi diamo un segnale forte sulla prima traccia, che è quella della innovazione, della digitalizzazione, dell'utilizzo delle tecnologie per rendere, ripeto, più chiaro, trasparente e lineare il rapporto con i nostri concittadini.